Io per fare questo mukbang sono digiuna dall'1:30 del pomeriggio. Quindi mettete like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, sono sempre la regina bastarda perché altrimenti non se ne esce più. Zombie apocalypse. Ho fritto 8 kg di granchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi giuro che erano 8, lo scatolo da 8 quando li ho fritti. Antonio si è mangiata la chila mentre io sono andata un attimo in bagno che li stavo friggendo, che si è mangiata dalla pentola. Vabbè, comunque facciamo subito questo mukbang perché sono 1:30 di notte ed io domani dovrei andare a lavorare, ma anche alla svelta perché c'ho una pazzo di fame che non potete capire. Allora, prendiamo la maionese che ho comprato, che poi io l'ho visto Celestina sotto, pensavo fosse quella light. Dice leggi di mangiare roba fritta, che cazzo c'entra che tu ci metti la maionese light? Può fa fesso stop, insomma. Eccola, la prendiamo. Poi qui abbiamo una lattina di Pepsi. Quando si mangia non si beve, per noi slivati, però comunque per fare scena lo faccio. Prendo la, madò, adoro prendere la prima maionese, prendo un cucchiaino di maionese, cucchiaio, mezzo cucchiaio, questo è il mezzo cucchiaio di Brian, di maionese. Il limone non c'era, però non ho guardato io prima di fare il mukbang. Come vedete, c'è una maglietta della divisa del Caffè Borbone di quando lavoravo al bar. Adoro le magliette Borbone e questa è una delle magliette che manderò a Francesco che ama, parlo di Tête de Mon Pis. Adora queste magliette. Questa me la sono conservata proprio per dargliela, però stasera mi è andata di mettermela. Allora, cosa dire follettini e follettini? Cioè no, basta dire, vabbè, lasciamo stare, va. Intingo la prima chela, non ho detto di cosa si trattava il mukbang, chele di granchio, la puccio nella maionese, attenzione sono fritte, no, sono al forno, ho sgamato, sono fritte, sono rigorosamente fritte, perché se le metti nel forno, comunque prima di congelarle sono state prefritte, quindi tanto vale. Faccio del male. Come noterete le ho pure un po' bruciate quando sono andata in bagno. Di cosa parliamo in questo macchinario? Della croccantezza di questa chela. Io chiedo se c'è un esperto di microfoni. Di consigliarmi un microfono. Quelle che le piacciono un sacco, è monnezza in pratica, ma mi piacciono. Un microfono per l'ASMR che non costi tanto. Io non lo sto trovando. O costano pochissimo e di quelli non mi fido, o costano tantissimo. Voglio una via di mezzo. Se c'è qualcuno che è esperto, magari anche qualche youtuber che mi segue, mi faccia sapere in privato su Instagram. La seconda chela. Madonna, raga, ho una voglia di mangiare sushi che non potete capire. Però dista troppo da casa mia. A parte che... L'unico che può portarmi... Come tutti i miei amici, anche Antonia, non piace il sushi. Solo a mia Brunella piace il sushi, un po' a Maria. Come dobbiamo fare? Non capisco sta gente che non mangia il sushi, non lo capisco. Già fino all'estate scorsa manco io lo mangiavo. Seconda chela di granchio e già sono piena. Però c'avevo la fame.
La terza me la mangio tranquillamente. Prendo questa che già si è sporcata di maionese, così le altre se le può finire di mangiare Antonio, perché una già se l'è mangiata lui. Non lo so se si sento, ma scusatemi i rumori dello stomaco. Per chi si approcciasse al mio canale adesso, sappiate che sono operata allo stomaco, quindi da quando mi sono operata, lo stomaco anche nei pullman si fa rumore e si sente quando c'ha fame e quando è pieno. Odio, non qui sul canale perché mi conoscete, ecco. Ma quando sto mangiando davanti a qualcuno che non mi conosce e fa sti rumori, l'odio proprio. Sta per partire il rutto. Vabbè. L'ultima piena è andata. Un attimo che prendo il tovagliolo, eh. Eccomi. Buonissimo. Allora, è arrivata la cameretta, volevo fare una sorta, ve l'avevo quasi promesso, una sorta di decluttering con voi per quanto riguarda il vestiario mio e di Brian. Però siccome quando sono arrivata a casa, perché quando ho finito di lavorare, mi sono incontrata con Brunella e con Brian, siamo andati a fare l'aperitivo, siamo tornati tardissimo a casa giusto per cena. Brunella già aveva fatto un quarto del lavoro, non metà, un quarto del lavoro. Appena sono arrivata, mi sono immersa tra gli indumenti miei di Brian, giubbini, borse, quello che c'era là dietro, non lo so, non so come che ho fatto senza armadio fino ad ora, con un armadietto io e Brian e un settimino. Che raga, questa cameretta ce n'ha di mobili da metterci i panni dentro ed è strapiena, come ho fatto prima senza. Boh. Comunque, adoro la cameretta nuova, ora la voglio dipingere, mano a mano si fanno le cose perché costa tutto, la voglio dipingere e ci voglio fare dei quadri, delle gigantografie dei miei figli. Nella cameretta vorrei anche dipingere Gatto Boy sulla parete, però questo mi comporta chiamare una persona, un professionista che faccia questo e non so quanto si prende. Mi fate sapere voi quanto avete pagato e più o meno quanto era grande il disegno che vi siete fatti fare. Se invece conoscete un modo per farlo sul fai da te, insomma. Se conoscete un modo per copiare dei disegni sulle pareti, riprodurre lo stesso disegno, se c'è un modo, una cazzimma, come diceva Napoli, per fare sta cosa, io non ne conosco. Probabilmente dovrò chiamare qualcuno, però voglio che voi mi consigliate, anche perché un sacco di volte voi mi avete tirato fuori dalla merda. Vi spiego una cosa, da un cazzo andiamo a finire ad un altro. Stavo lavorando a casa della signora dove lavoro e avevamo un'emergenza formiche. Al che gli dico: senti, ma perché non prendi il borotalco? Lei mi guarda e fa: ma stai impazzendo? Ho detto: no, non sto impazzendo, ma le mie follower l'anno scorso mi hanno salvato la vita perché al campeggio stavo piena, era un periodo di caldo tremendo, stavo piena di formiche. E mi hanno consigliata di consigliato di usare il borotalco per farmi allontanare. Addirittura muoiono quelle che ci sono. Mi dispiace per gli animalisti, ma le formiche non le sopporto. La signora mi guarda e fa: ma sei sicuro? Ho detto: sì, ne vai, vai, che va tutto bene. Sono sparite tutte le formiche in quella casa, non è nella casa, in cucina. Io il borotalco lo adoro, metodo naturale che non fa male a Brian e tira lontano le formiche. L'anno scorso ne avevo due o tre anche in camera mia, perché Brian mangia parecchio in camera mia. Se a tempo non alzo la briciola di patatina, in patatina succede il patatrac. L'anno scorso mi stava avvilendo, infatti in una live
o tipo lavata a terra a luna di notte. Lasciamo stare. Comunque, visto che mi avete tirato fuori da una merda, come dicevo prima, parecchie volte, consigliatemi a sul discorso microfono per l'ASMR. Farò i Mac belli in ASMR. Oppure ci sono anche delle cose della creta colorata che voglio aprire con voi in ASMR sempre, però sempre a modo mio, si fa per ridere. E due, sul fattore riprodurre un disegno di un cartone animato, in questo caso Gatto Boy, sulla parete a Brian. Lo vorrei fare almeno all'altezza sua. Brian è un pochetto più di 1 metro, quindi vorrei disegnare un Gatto Boy alla sua altezza, così se lo vede alla sua altezza vicino al muro. Ditemi queste due cose, fatemi sapere come fare, insomma, per uscire da questa cosa. Non vorrei spendere un sacco di soldi. Stavo guardando il cellulare che mi segna batteria a scarica, come è possibile? Non vorrei, ecco, stavo dicendo, che non vorrei spendere un sacco di soldi da poi togliere a Brian, perché ho ancora un sacco di cose da fare. Sto pensando di prendere un gatto a Brian. Una di voi mi ha indirizzato verso quale gatto prendere. Però questo è un discorso che devo fare quando andrò ad abitare da sola, perché sapete che qui in casa c'ho Pocio e Pocio ha un carattere di merda. Non è come il mio cane Martin che avete visto tipo su Instagram, che è buonissimo, è a prova di bambino. Pensate che la mia ex cognata che ha Martin ha preso anche un'altra cagnolina femmina, piccolissima, che tortura Martin, ma Martin non dice a. Si fa fare tutto perché quella cagnolina è piccolissima. Invece Pocio, no, Pocio se lo mangerebbe il gatto, in 2 secondi se lo mangerebbe, lo metterebbe prima a cucinare e poi se lo mangerebbe. Quindi sto pensando, sto valutando, insomma, devo solo cercare di capire come fare, perché è un gatto di razza, perché è un gatto cane, come lo chiamano, è un gatto buonissimo che non caccia mai le unghie, perché il discorso potrei adottare un cane. Però andando a vivere da sola con Brian non avrei il tempo per portarlo giù, tipo la sera, come faccio se piove e fa freddo con Brian a casa da sola a scendere il cane giù? Il cane ha bisogno di uscire di casa. Seppure io l'abituassi a fare sulla traversina, non posso pensare ad un cane che stia chiuso sempre in casa, perché io non avrei il tempo di portarlo fuori. Quindi ho optato per il gatto. Però il gatto ne ho avuto uno, una femminuccia, si chiamava Tati, si chiamava perché poi morì, perché me l'avvelenarono al campeggio, perché ovviamente era uno spirito libero, voleva stare libera e me l'avvelenarono. Perché entrava nelle casette degli altri. Vabbè, poi scoprimo pure chi fu, ma è tutta un'altra discussione. Questo gatto, ahimè, aveva un carattere di merda, ci faceva proprio gli agguati, io non so anche se i gatti vostri lo facevano, lo fanno. Appena uscivamo dalla porta, da un'entrata, da un'uscita di una stanza, questa da dietro ci veniva, si aggrappava sui polpacci e ci graffiava tutti. Aveva un carattere di merda veramente, anche se l'adoravo. Però non posso pensare che un gatto possa fare così con Brian. Visto che a Brian serve un animale perché lo sprona di più la pet therapy e comunque un cane non me lo posso permettere, ho optato per questo gatto cane che è il Ragdoll, non so come si dice, come si pronuncia, non vorrei sbagliare e rendere torto a questi poveri gatti perché io l'inglese proprio niente. Ho optato per questo gatto, sto cercando di capire come prenderlo senza pagare un allevamento, perché dicono che cioè, si paga parecchi soldi. Voi sapete che io non sono d'accordo per il dover pagare per avere un animale, però se dietro non c'è sfruttamento, non c'è, e c'è un'esigenza di prendere questo gatto come la mia, posso rivalutare un po' la situazione, ma non lo so. Consigliatemi anche su questo, se anche voi, oltre a questa mia follower, conoscete questa razza, come vi siete trovati voi, avete dei bambini, come si approcciano ai bambini,
Io sto cercando di avere un po' di tempo per guardare nel gruppo fatto apposito su Facebook, però non ho mai il tempo. O sto lavorando o sto... è una full immersion con Brian. Brian in questo periodo appena mi vede col cellulare in mano dà di matto, sia se sto parlando al telefono, sia se guardo i social, proprio dà di matto veramente. Io col pilo per raffreddore... L'ho usato per pulirmi la bocca e poi dopo è diventata una mucchiera praticamente. Io faccio, do un sorso a questa mattina. Ho per la compagnia. Ripeto, se questo video vi è piaciuto, almeno per la buona volontà, che sono le 2 meno un quarto, e sto qua a parlare con voi invece di andare a dormire, che domani devo andare a lavorare. No, è un piacere e se vi dedico meno tempo abbiate bontà, ma mi sto godendo mio figlio. Non è più perché lavoro 24 ore su 24, ma è perché mi sto godendo mio figlio e il lavoro che faccio adesso me lo permette. Un bacio, vi saluto, seguitemi su Instagram, sono la regina bastarda. Ma, e grazie per la fedeltà che sempre mostrate nei miei riguardi e dei miei figli.